Io non so quanto tempo ci vorrà prima che voi possiate vedere il video del sottoscritto che mette le mani sul contenuto di questa scatola che ho aspettato per così tanto tempo. Perché sì, questo contenuto era disperso al miai di rende. Si tratta di attrezzature vintage che mi servono per fare le riparazioni, ma che mi piace avere. E quindi adesso spacchettiamo insieme e vediamo questi oggetti perché sono degni di nota. Già il primo lo possiamo vedere, un generatore audio della Hapkit. Io non ho idea delle condizioni di queste apparecchiature. So che sono ferme da tantissimi anni, ma ciò non ci impedirà di metterci le mani sopra. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo un tuner VHF della Hi-Kit, una cosa un po' strana. Vedremo cosa succede a questo oggetto. Poi qui abbiamo, guardiamo questa che sembra essere una radio con orologio, solid state, quindi a transistor. Made in Hong Kong, 240 volt. Bene, molto bene. Un manuale del Super Tester 680R che fa sempre comodo. Un'altra radiolina. Della General Electric, questa mi piace. Qua, chissà. Bisognerà assolutamente rimetterla in funzione. Manca il coperchio posteriore. Poi qua abbiamo un apparecchio con delle indicazioni in Klingon, in bakelite, molto simile direi a questo che abbiamo recuperato tempo addietro e anche su di esso dovremo fare dei video. Questo è della Galileo, delle officine Galileo, come vedete c'è una certa somiglianza. Mentre qui abbiamo un altro oggetto molto interessante, questo è un tester. E se io non mi sbaglio, questo oggetto pesante e metallico dovrebbe essere, e io spero che sia, un tester a valvole. E il fatto di avere un tester a valvole per me è molto interessante, sia perché amo la tecnologia a valvole, sia perché ha un'impedenza gigantesca, enorme, perché le griglie, si sa, le griglie. Poi abbiamo un modulo STK, un amplificatore stereo, vedremo. Abbiamo altra roba, ma noi tireremo fuori intanto questo coso, un grid dip meter. Non so cosa sia un grid dip meter, ma sembra molto interessante, sembra un misuratore della corrente di griglia. E quindi anche con questo vedremo cosa farne. Ah, se non lo sfascio, porco. Vedremo cosa farne. Poi qua abbiamo sicuramente un tester della Gavazzi, Chinaglia. Carlo Gavazzi e Dino Chinaglia sembrano due giocatori di calcio degli anni 70, ma in realtà a quanto pare hanno creato un tester. Interessante questa dicitura. Ah, è un transistor tester, good and bad. Ma guarda che strano. Misura il beta e poi chi lo sa cos'altro misura. Ce ne fottiamo, lo teniamo qua. Immagino che sotto mi intravedo il manuale. Bene, c'è anche il manuale. Il nuovo analizzatore di K95. E lui? Non c'è scritto. RP. E chi lo sa? Vedremo. Poi abbiamo un cacatone. Un cacatone che sembra essere un amplificatore da porci. Guitar, tuner, fono e fono, amplificatore integrato, integrated 20 watts amp fatto con adesivi, si intravedono, quindi sembra una autocostruzione. E c'è un adesivo di plastica pure sopra, quindi questo gli daremo un'occhiata, ma è un oggetto comunque poco interessante. Ma quello che più mi interessa, a parte vedere
un'antenna che io presumo essere parte del coso qui. Quello che veramente mi interessa è il visual aural signal tracer, il tracciatore di segnali. Il tracciatore di segnali è utile per cercare i guasti nelle cose. E speaker high gain, e c'è l'occhio magico un po' ballerino, e i watt che non so perché io sto leggendo qua 500 watt, il guadagno, il noise trace, ah, perché funziona da wattmetro anche, bene, interessante, molto interessante. E insomma abbiamo questi oggetti su cui prima o poi metterò le mani, ma ora non posso e quindi non mi resta altro che rimetterli nella scatola che con sdegno e schifo ho gettato. E questa è una carrellata, un cosa apparirà unendo i puntini nel prossimo futuro. E probabilmente voi state vedendo questo video oggi, ma in realtà queste riprese sono state fatte un mese e mezzo fa, perché ho tanto in coda, ho dei video in coda da montare e quindi così. Ma una cosa voglio fare, voglio accendere questa radio così com'è, voglio vedere il fumo magico anche se essa balla. Magari la apriamo un attimo. Sapete che vi dico, io questo video lo monto in camera così com'è, la apriamo un attimo questa roba qua. Riesco a trovare il pirlo su cui montare la telecamera e non lo trovo. Oh, che cazzo. Questa la apriamo al volo semplicemente perché sento delle cose che ballano. Molto bello il fondo in cartone. Un cartone finto legno o in legno finto cartone. AM Broadcast Clock Radio. Vediamo all'interno cosa si cela. Questa è tecnologia cinese degli anni 70 ed effettivamente si cela uno schifo, perché il trasformatore è, guardate, hanno costruito un, con un 78 e 05, hanno costruito un alimentatore simile regolabile, probabilmente per l'orologio, e lo hanno, ah ecco, lo avevano incollato qui. Oddio, che troiaio. Sapete che c'è? Io lo incollo di nuovo e me ne sbatto. Se trovo la colla. Ecco la colla. Io glielo incollo di nuovo. Vedo condensatori sicuramente da cambiare. Ma come già detto, io sono uno di quelli che se ne sbatte. Quindi ora io qua bello colla, come vedete, in modo turpe, e si è già staccato un filo, quindi abbiamo già fallito, come vedete. Intanto questo lo metto qua, poi io penso che questo filo si sia staccato. Da qua, esatto, quindi ora noi lo riattaccheremo al volo. Tutti mi dicono: Asbesto, perché usi un saldatore a pistola degli anni 70? E io rispondo che è molto semplice. Intanto è comodo, e come seconda cosa io sto riparando oggetti degli anni 70, quindi mi sembra opportuno usare cose dello stesso periodo. Ora io non so cosa sia questo
porcaio che è stato realizzato qui. Ma siccome io me sto sbattendo, io glielo metto così com'è. Ecco, qua sotto c'è un po' di colla, vediamo se tiene. Ovviamente non tiene, quindi metto un'altra tonnellata di colla qui, una tonnellata, e questo glielo sbatto sopra. E ora in realtà questa colla deve asciugare, quindi io lo rimetto giù e aspettiamo. Guardate cosa è stato realizzato qua, è stata fatta un'alimentazione cancra fatta con un micro ponte a diodi. Ma io dove cazzo sto inquadrando? Vedete, c'è un 7805 dell'81, ponte a diodi, un condensatore di livellamento, e c'è però una specie di regolazione di tensione attraverso un potenziometro o qualcosa del genere da 10 kΩ. C'è anche un diodo di filtro, cioè un condensatore di filtro in parallelo al condensatore elettrolitico. Saldature fatte da un cane morto. E questo è tutto il resto dei cavi, come vedete. Qua guardate questo coso. Questo filtro Siemens da 4 microfarad. Ma che cazzo è? Oddio, è un oggetto gigantesco. Oddio santo, 4 microfarad. 630 volt, ma perché? Forse è il condensatore che fa partire il motore. Qua viene fuori un bel botto se lo accendiamo. Bene, allora io adesso lo metto qua. Ecco, io dichiaro questo oggetto ben collegato. Questo lo metto qui. Io richiudo il cartoncino qua e vedremo la fumata. Ok, il momento del botto. Io ho regolato l'ora e ho scoperto che questo gira a vuoto e balla, quindi sicuramente qua succede un botto. Invece no, invece l'orologio ha ripreso a funzionare, guardate. L'orologio funziona ed è anche molto bello, ma la radio qua è impossibile accenderla perché qua non... questo è rotto, e quindi forse... però ho sentito delle cose. No, niente da fare. No, questo gira a vuoto. È un peccato. È un peccato e la mettiamo da parte. E questo è tutto per questa breve carrellata sugli strumenti, che vanno un attimo verificati, vanno messi in sicurezza, vanno sicuramente puliti. Interessante il generatore audio, il tester ad alta impedenza, perché a valvole sicuramente, almeno è quello che spero. Ma soprattutto il Signal Tracer, che è un coso con cui si riparano le radio, ma anche altri circuiti, ma specialmente le radio e i circuiti audio, perché con esso, e immagino con una sonda che qua non c'è, che è mancante, e che suppongo vada collegata qui, adesso non ricordo e non so, cercheremo gli schemi, ma di questo servirebbe la sonda, che evidentemente non ho, ma che cercheremo, o eventualmente costruiremo. Generatore audio molto bello, molto bello. È il multimetro e c'è scritto, vedete, c'è scritto, è un multimetro a valvole.
Molto bene.